Il carrello della spesa degli italiani si sta alleggerendo, ma stanno cambiando anche le priorità e le abitudini di consumo. I più importanti trend che sono stati riscontrati nel 2012 nel mercato del cibo in Italia sono principalmente due. Il primo è un aumento dei cibi preparati a casa e il secondo è un aumento dell'attenzione verso cibi biologici, quindi cibi più sani e genuini. Il fenomeno dell'aumento del consumo a casa non è una novità nel mercato italiano. Già dall'inizio della crisi avevamo riscontrato, sia nelle bevande alcoliche, ad esempio, un aumento delle vendite della birra, ma poi in seguito anche del vino e del prosecco, ad esempio, o di superalcolici come l'Aperol, che vengono utilizzati per il momento dell'aperitivo a casa, le cui vendite sono state incrementate ovviamente nel off-trade, quindi nei supermercati e nella grande distribuzione, a discapito però dell'on trade, quindi dei ristoranti e dei bar. Questo trend ha avuto ovviamente degli impatti anche nel cibo confezionato, con ad esempio un aumento nelle categorie che non sono esattamente di primaria importanza, come ad esempio gli snack. Però abbiamo registrato degli incrementi in settori come le patatine o anche i surrogati del pane, come i grissini ad esempio. E anche delle novità perché sono stati riscontrati dei buoni andamenti nelle noccioline e nella frutta secca. In quest'ultimo caso, molto probabilmente dovuto anche al trend della ricerca di cibi più sani e più genuini rispetto magari alle tradizionali patatine. Un secondo spostamento che era già stato notato dal consumo fuori casa al consumo in casa era nella ristorazione, quindi non solo meno cene al ristorante, ma anche meno colazione al bar. Questo è un altro fattore che ha avuto un grosso riscontro. Infatti abbiamo registrato nel 2012 dei grossi incrementi, ad esempio per le confetture, ma anche per le fette biscottate. Una cosa di notevole importanza è stata l'incremento del burro. Questo è ovviamente uno dei principali ingredienti che viene utilizzato per fare torte, dolci e biscotti a casa. Il burro non è un prodotto comunemente usato nella cucina italiana, a differenza di altri paesi in Europa, dove ad esempio per i condimenti si predilige l'olio d'oliva, però è un segnale molto forte che appunto il suo aumento sia stato fatto proprio nella preparazione di questi cibi che vengono e verranno poi utilizzati nella colazione, ma anche come spuntino del pomeriggio. Questo ovviamente ha avuto un impatto negativo in alcune categorie, tipo ad esempio le merendine, quindi categorie di cibi confezionati in cui le mamme non possono tenere sotto controllo gli ingredienti. In questo caso, un altro settore molto particolare che ha sofferto della concorrenza della preparazione a casa sono ad esempio gli omogeneizzati per bambini, che hanno visto delle grosse diminuzioni proprio grazie al fatto che le mamme hanno deciso di, ovviamente con un po' di più fatica, preparare questi cibi a casa per i loro figli. Grazie a questo trend del fai da te casalingo, altre industrie hanno beneficiato, come ad esempio negli elettrodomestici i robot da cucina, che ovviamente aiutano nella preparazione dei cibi a casa, ma anche le macchinette per il caffè espresso. Infatti, questa categoria è una categoria in grossa crescita in Italia perché il consumatore decide, pur non potendo o non uscendo più molto spesso come faceva prima, di autogratificarsi con un caffè espresso a casa. Quello che ci aspettiamo nei prossimi anni, anche in caso di una congiuntura economica più positiva, non è necessariamente un ritorno alle abitudini precedenti. Il consumatore italiano, infatti, potrebbe far proprio questo nuovo fai da te casalingo. E oltre ad aver notato che ha un riscontro economico positivo in quanto risparmia, la qualità degli ingredienti che utilizza nei suoi cibi è migliore e quindi i cibi preparati in casa potrebbero diventare una parte integrante dello stile di vita dei consumatori italiani.